popolo disperato non conosce misericordia. Per anni noi, il popolo, il terzo stato, abbiamo vissuto subendo le ingiustizie di chi ci governava. Ma ora, non più. La Repubblica veniva da molti anni di fallimentari campagne militari che causarono grandi difficoltà finanziarie. Mentre il popolo affogava nei debiti, la nobiltà e il clero mantenevano un lussuoso stile di vita, ignorando le opprimenti tasse che pesavano sulle nostre spalle. Luigi XIV fu costretto a convocare gli Stati Generali, un'assemblea con rappresentanti di tutti gli ordini sociali. Ma anche qui, noi ci lasciamo prendere in giro per più di un mese con meschini rigidi politici. I deputati del Terzo Stato, con l'appoggio del clero e di alcuni nobili, si riunirono così nella sala della Palacorta. Formarono l'Assemblea Nazionale Costituente, il primo passo per l'indipendenza. Eravamo disposti a fare tutto ciò che era necessario, anche con la violenza se ce ne fosse stato bisogno. Assalimmo la Bastiglia, simbolo del dispotismo del regime assoluto. Il re si trasferì a Parigi. Cominciammo ad avere dei disappunti anche tra di noi. Ci dividemmo in diverse fazioni: foglianti, cordiglieri e infine giacobini, guidati da Robespierre. L'Assemblea Costituente cominciò a redigere la Costituzione, che fu approvata nel 1791. Nacque così la prima monarchia costituzionale francese. Il diritto di voto fu concesso solo agli uomini al di sopra dei 25 anni che pagavano tasse elevate. Ci sentivamo imbattibili. Provammo ad esportare e replicare il nostro modello rivoluzionario in altre potenze europee, ma il re tentò la fuga e si alleò con Austria, Prussia e Russia, tutti contro di noi. Non ci restava altro da fare che imporci definitivamente sul re. Dopo la nostra vittoria a Valmy contro i prussiani, proclamammo la Repubblica e condannammo il re per altro tradimento. Era il 21 gennaio 1793. E ora, prova a darci gli ordini. Dopo la morte del re, un uomo prese il controllo di tutto. Si presentò come un rappresentante del popolo contro la monarchia, ma più tardi si rivelò più pericoloso di chiunque altro. Il suo nome era Maximilien Robespierre. In quei giorni, migliaia di persone furono uccise. Bastava essere in odore di cospirazione per essere uccisi. Ogni minimo sospetto di controrivoluzione veniva punito con la morte. Lo definimmo il regime del terrore, e anche questo non durò a lungo. Robespierre e i suoi collaboratori furono arrestati e ghigliottinati. Un popolo disperato non conosce misericordia.
the world.